Buonasera, benvenuti, buonasera Buonasera, Lorenzo. bentornati a Telespiego. Oggi conosceremo a 360 gradi il mondo dei vini, quali sono le differenze tra un vino e un altro e anche le nuove frontiere di questo prodotto. Purtroppo senza neanche assaggiarne una goccia. E allora, insieme alla regia di Samuel Mogliolatesi, andiamo subito a salutare il nostro wine educator. Buonasera e benvenuto a Mario Bevione. Buonasera. Buonasera Pino, buonasera Lorenzo, buonasera agli spettatori. Ecco, Lorenzo ha detto wine educator. Che figura è? Wine educator è una persona che sostanzialmente racconta il vino, spiega il vino, sia a livello, diciamo, più professionale, quindi ai corsi per diventare sommelier, sia a un pubblico, come possono essere i vostri ascoltatori, più di neofiti, di semplici appassionati. Di divulgazione, possiamo un dire. Divulgatore, quindi. Divulgatore, perfetto, termine esattissimo. Quindi, praticamente, tu insegni alle persone come avvicinarsi al mondo del calice. Esatto, sì. Insomma, racconto come si fa il vino e soprattutto come si approccia al vino, come si degusta il vino, come si apprezza al meglio il vino e come si abbina il vino al cibo. Quindi ecco alla Mario, ma prima di parlare di tutto ciò, io ti chiedo, ma da dove si inizia? Come si comincia? Allora, io sono Sommelier AIS, quindi Associazione Italiana Sommelier. Ho fatto un corso, come hanno fatto i miei colleghi, come fanno le persone a cui adesso insegno, che dura, è strutturato su tre livelli, quindi sono una cinquantina di lezioni. Dura circa un anno e mezzo, alla fine c'è anche un esame che dà una qualifica, un attestato da sommelier, in cui si vede il vino, come hai detto tu prima, a 360 gradi, quindi si parte dal grappolo, si parte dalla vigna, si arriva alla bottiglia, quindi su come si coltiva la vite, come si fa il vino, c'è poi un percorso chiaramente che racconta come viene degustato il vino, come si deve degustare il vino, quali sono i parametri da ricercare nel calice, una carrellata molto ampia su quelle che sono le realtà principali enologiche sia italiane che europee e mondiali, e poi un'ultima parte molto interessante e molto corposa che riguarda la tecnica di abbinamento cibo-vino, quindi su come abbinare il vino corretto, il vino giusto ai vari piatti. Mario, io a questo punto mi viene da chiedere subito, con una carriera del genere, da wine educator come abbiamo detto, quante bottiglie hai aperto in vita tua? Lo stai chiedendo al mio fegato, no? Al di là della battuta, tante. Io collaboro anche con una guida che si chiama Vite, che è la guida dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi di bottiglie ne assaggio tante. Le assaggio, magari qualcuna l'assaggio, qualcuna la bevo anche, nel senso che ovviamente mi capita per lavoro di affrontare tante degustazioni, quindi magari in una giornata di assaggiare anche 30, 40, 50 bottiglie diverse. Salute. Nel vero senso della parola. Mario, esatto. A proposito, hai espresso un concetto molto particolare, la differenza tra assaggiare una bottiglia di vino e il bere, perché effettivamente sono due mondi completamente diversi, molto simili, ma comunque diversi. Allora ti chiedo, per tutti quei dilettanti che cercano di avvicinarsi per la prima volta a un buon calice di vino, da dove si deve cominciare per, diciamo così, imparare ad assaggiare bene il vino e non solo a berlo? Secondo me ci va, e non tiro acqua al mio mulino, però bisogna fare qualche corso di avvicinamento. Sicuramente quello dell'Associazione Italiana Sommelier è molto lungo e molto complesso, ma ormai molte realtà, penso a enoteche, anche alcune realtà di grande distribuzione, offrono dei corsi, dei mini corsi di pochi incontri che permettono di avere un'infarinatura di base, quindi avere già qualche parametro che permette all'appassionato, al neofita di iniziare ad apprezzare il calice del vino. Poi, per fortuna ci va tanto allenamento, e l'allenamento in questo caso è decisamente piacevole. Allenamento, ma si può educare il naso, l'olfatto? Assolutamente sì, l'olfatto è un senso che noi avevamo, i nostri antenati di migliaia o milioni di anni fa avevano molto sviluppato, noi abbiamo perso perché non ci serve più sostanzialmente, non abbiamo più bisogno di fiutare i nemici o capire se una sostanza, se un prodotto è buono o meno, è commestibile o meno. L'allenamento è quello che io suggerisco sempre quando insegno vino, è appunto essere curiosi a usare qualsiasi cosa, quindi se si cucina le spezie, se si va dal fioraio, se si va in un prato, i fiori, i frutti, bisogna essere molto curiosi e riallenare questo senso che abbiamo perso, riallenare questa memoria, che è una memoria che non utilizziamo più.
Ecco, proprio in tempo di pandemia questo concetto sull'importanza del gusto riveste un significato tutto diverso. Ma ci sono degli esercizi che si possono fare per educare, diciamo così, il naso? Oddio, per un muscolo si fanno magari del sollevamento pesi, ma per il naso, insomma, sollevare dei pesi col naso? La vedo dura, sì. No, come dicevo, cercare di memorizzare, di annusare, di essere curiosi. Chiaramente, se il Galateo lo permette, magari prima di assaggiare un piatto, prima di mangiare un frutto, annusarlo e cercare di ricordarselo. Perché poi se ci pensiamo, io lo dico sempre, se proviamo a chiudere gli occhi e a pensare all'odore di una mela, che è un qualcosa che conosciamo molto bene, questo odore ce l'abbiamo in testa. Quindi si tratta solo più di rieducare più che il muscolo questo processo, è un processo mentale più che fisico. Ecco, abbiamo parlato di olfatto, e invece il gusto, anche quello si può educare? Il gusto si può educare, ovviamente anche questo è un senso che meno dell'olfatto, però abbiamo un po' perso. Quindi sì, si può educare, poi ognuno di noi per DNA, per numero e disposizione di papille gustative, anche per abitudini alimentari, mangiare più o meno salato, mangiare più o meno amaro, ha delle percezioni diverse dei sapori fondamentali, quindi dolce, salato, acido e amaro. Anche qui sicuramente, io dico sempre, avere un buon maestro, avere qualcuno che aiuti a capire certe cose, aiuti a magari a volte sono cose molto sottili, quindi il fatto di trovare le sfumature tra un vino, un altro in questo caso, ma anche semplicemente tra, non so, mi viene un esempio molto banale, tra un cioccolato al 90% e uno al 95%, vedere quali sono le differenze tra un prodotto e l'altro. Questo è molto interessante. Effettivamente, uno quando va ad assaggiare un qualcosa o ad annusare, ad esempio, per fare il concetto, l'esempio che hai fatto tu, Mario, una mela si aspetta che, di sentire proprio il sapore di mela. Forse è un po' più difficile riuscire a estrapolare la sensazione e portarla dentro il calice, però è un percorso molto curioso. Allora ti chiedo proprio, il corso da sommelier, diventare sommelier, come affina? Che tecniche ci sono per esercitare gusto e olfatto? Sicuramente c'è all'inizio viene insegnato un vocabolario per raccontare il vino, quindi tutta una serie di termini che sono oltre 100 che permettono anche di avere un linguaggio comune tra chi come me adesso insegna e chi ascolta, segue le lezioni. Facci qualche Ci esempio sono. poi dopo di questi termini, Mario, che sono Sì. proprio curioso. Assolutamente. E poi ci sono delle. Ovviamente durante il corso c'è una parte teorica, ma c'è anche una parte pratica. Diciamo che metà lezione è teorica e metà lezione è pratica, per cui si assaggiano, si degustano dei vini assieme sotto la guida appunto di un educator, di un sommelier, si chiama relatore per quanto riguarda l'ICE, che spiega il vino, quindi che fa capire a chi segue la lezione le sfumature di cui parlavo prima. E per esempio, tra un assaggio e un altro del vino, come si pulisce, diciamo, il gusto? Per esempio, mi viene da pensare al vino quando si assaggia l'olio, scusate, quando si assaggia l'olio per pulire il gusto si usa una mela. Vale lo stesso per il vino? Allora, diciamo che l'olio è un pochettino più difficile da assaggiare, anche perché è più grasso, ha una struttura diversa. Col vino, secondo me, basta semplicemente un po' d'acqua o un cracker, un pezzo di grissino. Diciamo che un degustatore allenato non ha bisogno, se un degustatore allenato riesce ad assaggiare una decina di vini senza frapporre nulla tra un vino e l'altro, se non del tempo e della concentrazione. Ovviamente è un lavoro di concentrazione, è un lavoro. Bello finché volete, bello, bello finché vogliamo, ma è un lavoro, quindi concentrazione e anche qui allenamento. E Ecco, mi hai poi. lasciato la curiosità, Mario, sui lemmi del sommelier, il vocabolario del sommelier. Mi hai detto che nel corso vengono presentati oltre 100 parole diverse. Ci aiuti a capire qual è una delle parole che magari è più sconosciuta o quella che ti piace di più che hai imparato in questo corso? Una parola strana che molte volte. Nei neofiti o in chi non è dentro questo linguaggio può sembrare strano quando uno parla di un vino fresco. Noi associamo il termine fresco giustamente alla temperatura, quindi d'inverno fa fresco, d'estate fa caldo. Fresco, la freschezza nel vino invece è riferita all'acidità del vino, quindi quella sensazione che avvertiamo nella parte laterale anteriore della lingua quando deglutiamo il vino. La stessa acidità chiaramente.
percepite in maniera più importante per quanto riguarda se assaggiamo un limone o un frutto Scusami particolarmente Mario, a cattivo. proposito di ciò, ma dire fresco o amabile a un vino è sinonimo? No, amabile per quanto riguarda il lessico del sommelier, amabile vuol dire un vino che ha un po' di residuo zuccherino, quindi che tende verso il dolce. Quindi c'è una scala di dolcezza che va dal secco al dolce, amabile diciamo che è il termine intermedio. Beh, e poi qualche altro termine, Mario? Che io sono Poi curiosissimo, eh. Il mondo del c'è vino un mi appassiona e non termine, ci capisco niente. ma basta fare un corso, dicevo. L'altro termine che va in conflitto, se vogliamo, di nuovo per chi non è dentro questo linguaggio, con il fresco, è il caldo. Il caldo molto semplicemente si riferisce all'alcol presente nel vino, quindi ovviamente più la percentuale di alcol è alta nel vino, più il vino sarà caldo. Quindi di nuovo non è una sensazione riferita alla temperatura di servizio del vino, ma al volume alcolico che è presente nel vino che andiamo ad E assaggiare, che andiamo a invece degustare. cosa rende la corposità del vino più strutturata o meno? Ci sono tanti fattori, chiaramente si parte dall'uva di partenza. Sicuramente un terreno più ricco da uve più strutturate e conseguentemente un vino più strutturato. Alcol, sostanze gliceriche che sono presenti nell'uva, soprattutto in maggior parte nei vini rossi, ma anche in vini bianchi. Sicuramente un affinamento in legno conferisce anche struttura al vino, però è più un discorso di territorio, quindi composizione del terreno, clima. Ovviamente se ho un clima più caldo, più ore di sole, avrò un vino maggiormente strutturato. E poi questa struttura può essere, diciamo, eventualmente enfatizzata dal processo di affinamento in legno, più o meno lungo, secondo anche del tipo di legno che il produttore decide di utilizzare. Ecco, Mario Bevione, ti chiedo subito allora a questo punto, visto che entriamo a parlare proprio del modo con cui viene fatto il nettare rosso, quali sono le caratteristiche secondo te più importanti nello scegliere un buon vino? Bella domanda. Sicuramente con cosa lo voglio abbinare, perché un abbinamento sbagliato può rovinare sia il vino, sia la pietanza, sia il piatto a cui lo abbino. L'altra caratteristica potrebbe essere, beh, sicuramente c'è un discorso, ci sono molte caratteristiche, la scelta può essere anche fatta di, diciamo, sentimentale, nel senso che magari il vino che abbiamo bevuto la prima volta con la nostra moglie, il nostro marito, il nostro compagno, può essere il vino che beveva sempre nostro nonno, nostro papà. Quindi ci sono tanti fattori che possono influenzare la scelta del vino. Sicuramente anche qui io dico sempre rivolgersi a un esperto, che può essere il titolare dell'enoteca, se si compra il vino in enoteca, il sommelier del ristorante, che sia il ristorante, che se è un professionista è in grado anche di capire quali sono i gusti del cliente e indirizzarlo verso il vino che si presume sia il più adatto. Invece io ti chiedo affinità e differenze tra lo champagne e il prosecco. Oddio, bella domanda. Qui quante ore abbiamo? Tutte No, quelle che allora, vuoi, dai. due cose principali. Uno, il territorio. Ovviamente lo champagne si fa solo nella Champagne, quindi questa regione al nord della Francia, vicino a Reims, tanto per darvi un'idea, siamo un centinaio di chilometri a est di Parigi, e si fa col metodo classico, quindi lo champagne è un vino che rifermenta, quindi viene fatto un vino e viene fatto rifermentare aggiungendo dello zucchero. Questa rifermentazione avviene in bottiglia e dura almeno un anno e mezzo, per gli champagne diciamo più semplici, per gli champagne più importanti dura molto di più, quindi si parla di metodo Champenois o metodo classico. Il prosecco invece è fatto originariamente nella zona di Valdobbiadene, poi adesso la denominazione è stata estesa a gran parte del Veneto e a quasi tutto il Friuli Venezia Giulia, ed è un metodo Charmat o Martinotti. Quindi la rifermentazione non avviene in bottiglia, avviene in autoclave, quindi in una grossa, banalizzo, cisterna. Dura molto di meno, dura pochi mesi, quindi è un prodotto sicuramente non più buono e non più cattivo, ovviamente, ma più semplice, più fresco, e l'altra cosa importante, un prodotto generalmente nel prosecco, nonostante il nome, un po' meno secco dello champagne. E sono sempre vini secchi, quindi non sono vini dolci, ma
viene aggiunto quel minimo di zucchero che dà maggior morbidezza al vino, quindi non c'è diciamo, il tagliente che possono avere certi champagne, che possono avere certi metodo classico, Franciacorta, Trento DOC, per rimanere in Italia, ma c'è una maggiore morbidezza. Chiaramente, essendo anche un processo più breve, il costo della bottiglia è decisamente Ecco, parliamo di inferiore. costi. A proposito di costi, cosa rende, possiamo dire, alcuni vini così costosi? Allora, sicuramente ci sono tanti fattori. Chiaramente il primo fattore è come viene fatto il vino. Chiaramente ci sono dei vini che hanno delle basse rese, quindi per un ettaro, per una superficie di terra, di vigna, si fanno poche bottiglie. Questo è già un fattore. L'altro fattore è quanto il vino sta nella cantina del produttore prima di essere messo in commercio. Barolo che deve stare almeno 3 anni, un Brunello che ne deve stare almeno 5, chiaramente ha un costo maggiore. Ci sono poi dei costi legati più anche al brand. Ci sono alcuni vini che sono diventati delle icone, degli status, quindi come potrebbe essere un orologio, una borsa, una marca di abbigliamento. Quindi lì ovviamente non si paga più solo il valore, diciamo, commerciale della bottiglia, ma c'è un valore dato appunto dal prestigio di offrire, di bere, di ostentare a volte in Ecco, ma alcuni il casi la marchio è bottiglia. sempre una garanzia? Il marchio è sempre una garanzia, secondo me sì. A me capita molto spesso di degustare alla cieca, quindi senza sapere, magari sapendo che vino bevo, ma non sapendo chi lo produce. E devo dire che i grandi nomi, i grandi marchi vengono sempre fuori. Ci possono essere delle sorprese, ci possono essere degli emergenti, però i grandi marchi generalmente non deludono mai, quindi sono sicuramente una garanzia. Molto interessante, anche perché io di solito da profano, diciamo così, delle botti e delle bottiglie di vino, ho sentito sempre anche molti termini, questo è un vino barricato, mi aiuti a capire che cosa significa? Io so che magari il barrique potrebbe essere qualcosa tipo una botte e viene fatto invecchiare in botti, quindi alcuni tipi di vino, e non solo nei tini. No, può essere fatto invecchiare in acciaio, chiaramente per i vini più giovani, più semplici, con un invecchiamento, affinamento molto breve. Altrimenti si usa il legno, che può essere una botte grande va dai 10, 20, 50 ettolitri, quindi un grande volume di vino, alla barrique. La barrique è una botte di origine francese, fatta con rovere. Le zone possono essere la Francia, possono essere la Slavonia, quindi Est Europa. E la barrique è una botte piccola, 225 litri. Quindi è un contenitore molto piccolo che sostanzialmente, come dire, accelera, se vogliamo, il processo di affinamento, dà dei sentori leggermente più tostati. Poi io devo dire che su questo sono, e lo racconto sempre a chi ha la fortuna o sfortuna di ascoltarmi, sono sempre molto laico, nel senso che secondo me ogni vino deve avere il suo contenitore, quindi non ci sono contenitori giusti o sbagliati, ma c'è un contenitore per ogni vino. Quindi, chiaramente, per poter sopportare un affinamento in legno, che sia un legno grande, quindi una botte grande, che sia una barrique, quindi un contenitore più piccolo dove c'è un maggiore scambio di ossigeno, c'è un minore rapporto di superficie legno-vino, quindi il vino è più a contatto con il legno, devo partire da una materia prima, quindi da un vino di una certa struttura, di una certa caratteristica, che può reggere un affinamento in legno anche lungo. E invece, Mario, le nuove frontiere della produzione del vino, perché sono curioso di capire se si utilizza sempre, comunque da tanti anni ormai, il metodo, tra virgolette, classico, prendendo spunto dal mondo del prosecco, per utilizzare come termine, oppure ci sono delle frontiere, ad esempio, un amico mi ha riferito che adesso si usa per determinati tipi di vini dolci, l'utilizzo di muffe. Allora, rispondo a quest'ultima domanda, poi torno indietro. I vini muffati sono sempre esistiti. Quindi tiro le Per i orecchie vini all'amico muffati mio. sostanzialmente c'è questa muffa. La muffa è una malattia, è qualcosa di dannoso per il vino. C'è una muffa però che si chiama Botrytis cinerea, che viene chiamata muffa nobile, che è una muffa che invece di far male al grappolo, agli acini, arricchisce questi acini di profumi e di struttura. In Italia la zona tipica dei muffati è la zona dell'Umbria, la zona del Spoleto, Todi, quella zona lì. Grandi muffati sono vini che tutti abbiamo sentito nominare, come il Tokaj ungherese, come il Sauternes
fatto in Francia, nella zona di Bordeaux. Quindi è un qualcosa di tradizionale che in alcune zone, diciamo che deve formarsi questa muffa, quindi deve esserci un clima umido, deve esserci della nebbia. Quindi non è neanche detto che tutti gli anni questi vini, diciamo, questa muffa si formi. Quindi è un qualcosa che dipende anche molto dalle condizioni atmosferiche. Per parlarti invece della prima parte della domanda, delle nuove frontiere, sicuramente c'è un deciso, non dico una decisa virata, però sicuramente c'è una grande attenzione a quelli che vengono definiti vini naturali, che è un termine che vuol dire tutto e vuol dire soprattutto niente. Quindi vini biologici, vini biodinamici, una maggiore attenzione al non utilizzo di diserbanti chimici, a non utilizzare chimica sia in vigna che poi in cantina, quindi dare un prodotto anche più sano, se vogliamo, meno contaminato da pesticidi, diserbanti o quant'altro. E invece per l'affinamento, oltre all'acciaio e oltre al legno, da un po' di tempo è di moda, anche se 8.000 anni fa il vino si faceva così, sono di moda le giare, quelli che erano ovviamente chiamate anfore, quindi Ritorno al recipienti passato. di Però ritorno in passato. prima di concludere, perché ci stiamo avvicinando alla chiusura, Mario, io amo tantissimo il vino rosé e ti chiedo, ma quali sono le caratteristiche? Il vino rosé, anche qui, vino che, e così rispondo di nuovo, ritorno alla domanda di prima, sta avendo un grosso successo soprattutto d'estate perché è molto legato a un consumo estivo. Il vino rosé è importante, non si fa mischiando il vino bianco al vino rosso, ma si fa facendo una brevissima macerazione. La macerazione praticamente è il periodo di contatto tra la buccia dell'uva e la polpa dentro. Se noi peliamo un acino d'uva dentro è bianco, quindi se non se togliamo via la buccia, anche da un vino rosso possiamo fare un vino bianco. Se invece questo contatto polpa-buccia è molto breve, otteniamo un vino rosé, quindi una macerazione contatto polpa-buccia di poche ore, 12-13 ore. Le caratteristiche sono un vino che per freschezza si avvicina molto a un vino bianco, con un po' di una maggior struttura, che dipende poi da quanto dura questa macerazione, da quanto estraggo dalla buccia dell'uva. Questo è molto Interessante. interessante. In conclusione, Mario, almeno per quanto mi riguarda, bianco, rosé e rosso di solito sono sempre abbinati a determinati tipi di cibo. Il bianco si predilige col pesce, il rosso si predilige invece con la carne. Ti chiedo, è una costante nel senso non si può, oppure c'è qualcuno che sperimenta magari e abbina a un pesce un determinato vino rosso? E poi c'è la questione solfiti. Si sente magari dire: ah, io non posso bere vini bianchi perché i solfiti mi danno alla testa. È questa una fake news oppure è solamente per giustificare i cerchi alla testa del giorno dopo? Allora, carne e pesce, sì. Allora, in linea di massima bianco pesce, rosso carne. Non è detto perché ci sono delle preparazioni di pesce importanti, strutturate, ricche, con cui un rosso, magari di media struttura, ci può andare. Penso a un cacciucco livornese, tanto per rimanere, che Io con un pensavo alla vino paella, quella più spagnola, effettivamente. potrebbe essere anche una paella, un rosso giovane, non troppo, magari maturato solo in acciaio e non in legno, potrebbe andare bene. Al contrario, un bianco importante che magari è passato in barrique, penso a un grande Chardonnay della Borgogna, ma anche magari uno champagne importante, con tanti anni sui lieviti, può abbinarsi a piatti di carne che ovviamente non saranno lo stracotto, non saranno il brasato, non saranno la coda alla vaccinara, ma potrebbero essere delle carni bianche, quindi un'aresta di maiale al forno, tanto per fare un esempio molto molto banale, o pollo, tacchino, e quant'altro. Quindi perché no? Insomma, ce n'è per tutti i gusti, mi Oh sì, sa. Certo. assolutamente. Il bello è anche sperimentare, questo è anche bello giocare e divertirsi. Per quanto Invece riguarda invece i solfiti? solfiti, la domanda che mi facevi, i solfiti, l'anidride solforosa è una sostanza che viene prodotta naturalmente dalla fermentazione del vino, quindi è sempre presente nel vino. E poi questi solfiti possono essere aggiunti perché sono un antiossidante, quindi sono, analizzo di nuovo molto, una sorta di medicina che il produttore aggiunge al vino, soprattutto al vino bianco, per far sì che il vino duri nel tempo e soprattutto possa reggere il trasporto. Il vino adesso viaggia tanto, nel senso che noi beviamo vini di tutte le regioni d'Italia e da tutto il mondo, quindi affinché il vino possa reggere dei viaggi a volte anche lunghi, un
po' di solfiti sono necessari, ovviamente con misura. Il fatto che diano alla testa, sì, leggevo recentemente degli studi che sono stati fatti in America, all'Università di Davis della California, che pare che non sia vero, quindi la cosa è sempre Fake abbastanza news. controversa. Prego, prego, Mario. Quindi non è una fake news, però è un qualcosa di una sorta di work in progress, nel senso che si pensava che una volta i responsabili fossero i solfiti, adesso recenti studi un po' li scagionano, quindi vedremo fra qualche mese o fra qualche anno quale sarà la verità. E allora, grazie, grazie mille per averci portato letteralmente a scuola e a spasso nel mondo del vino al Wine Educator Mario Bevione. Grazie per essere stato qui con noi Grazie questa sera. A mille. Grazie a voi. presto, una buona serata. Buonasera. Andiamo a bere un bicchierino di vino? Ci sta? Oh, attenzione però, eh. Prima di andare in pubblicità, mi raccomando, se dovete guidare, non bevete e se bevete, non vi azzardate a sedervi al volante. Ci vediamo tra poco, facciamo un piccolo viaggio nella seconda parte.